delle cose che concretamente possono essere fatte è istituire dei corridoi umanitari per coloro i quali richiedono l'asilo. Faccio un esempio, quelli che scappano dalla Siria in questo momento, in una condizione drammatica, e che oggi attraversano lungo percorso per qualche mese dalla Siria sino alla Libia e poi sono costretti a stare altri 4 o 5 mesi in Libia e poi costretti ad attraversare il canale di Sicilia rischiando di morire, una volta arrivati al Cairo, se il governo del Cairo è d'accordo e l'Unione Europea è d'accordo, si apra al Cairo un ufficio della Comunità Europea che verifichi se tu hai diritto ad avere l'asilo e in questo caso sei portato in Europa direttamente con un trasporto aereo o con un traghetto senza fare questa cosa terribile, risparmiando soldi, perché paradossalmente si risparmiano molti, ma risparmiando nello stesso identico momento molte vite. Facci sempre questo quadro, Gesù risponde loro, io sono il pane di Dio, è quello che ti discende dal cielo, e adesso è il prossimo, un uomo che Dio mi dovrà incontrare. Bisogna avere un'azione giudiziaria molto forte. Le norme che colpiscono i trafficanti di esseri umani sono norme vecchie, non bastano più. Forse si può pensare a istituire anche una procura europea dove ci sia il coordinamento tra tutti coloro i quali fanno indagini, dove acquisiscono tutti i dati a una banca dati e si alza la capacità di difesa contro questi criminali che vendono per una speranza, fanno qualunque cosa, anche la più inaccettabile.